primavera viene, viene la primavera, e i queti, caldi giorni di maggio la seguono in un gioioso, roseo girotondo. Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Artedì. Siamo qui con due maestri della musica, il maestro Domenico Pizzi e il maestro Tommaso Arena. Buonasera. Buonasera. Allora, Tommaso, buonasera, bello avervi qui. E partiamo subito, abbiamo ascoltato il primo brano che ci avete gentilmente concesso di ascoltarlo in anteprima. Sì, in anteprima perché è un nuovo progetto che stiamo iniziando, che riguarda un po' la musica, un repertorio prettamente pianistico. Infatti poi ne parleremo sicuramente meglio con Domenico, che sull'argomento è più sicuramente ferrato. Per il momento abbiamo letto una piccola parte, man mano porteremo avanti e finiremo tutto il progetto. La prima parte è su brani e pianoforte e voce di Rachmaninoff, un compositore del Novecento, quindi abbastanza contemporaneo, ma su questo Domenico sicuramente vi sarà a dare migliori. Certo, aspettiamo. Insomma, Domenico, allora ci spieghi tu, visto che Tommaso ci sta dicendo che comunque questo progetto è piuttosto tuo che suo. No, allora intanto buonasera. Veniamo da un altro progetto dove lui ha cercato di trascinarmi in quello che era il suo mondo, perché quando lui mi propose di fare questo nuovo percorso su un autore per me nuovo, fu veramente un'avventura. Così che ho detto, ok, ora proviamo a tirarlo verso quello che sento più mio. E quindi ho cercato l'idea è quella di tirar fuori dalle varie aree, aria russa, spagnola, francese, un repertorio che mette in risalto proprio la cantabilità di questo strumento, perché io trovo che sia veramente molto particolare. Parliamo di questo strumento che abbiamo qui, che è lo strumento che Tommaso usa per le vostre esecuzioni, che non è la solita fisarmonica che ci ritroviamo noi ad ascoltarti, ad apprezzarti nei tuoi soliti concerti. Grazie, no, questa appartiene alla famiglia. Come si chiama? La fisarmonica si chiama bandoneon. Bandoneon. Okay. Bandoneon appartiene alla categoria della famiglia della fisarmonica, perché comunque ha un funzionamento ad ancia, quindi a mantice. Il bandoneon venne utilizzato dapprima in chiesa, veniva utilizzato come organo portativo date le sue piccole dimensioni, poi lo conobbe Astor Piazzolla, il quale lo portò in Argentina e iniziò a suonarci il tango. Iniziò a suonarci il tango, lui un po' si scostò dal tango tradizionale, per intenderci la comparsita, il cioclo, ma formando un tango veramente rivoluzionario, perché era una musica proprio da concerto, quindi d'ascolto, mentre il tango tradizionale era più ballato. Anche il suo era ballato, ma sicuramente in maniera più professionale. Quindi rese questa danza diffusa in maniera diversa, perché non fu apprezzata da tutti, perché per molti ancora oggi il tango rimane appunto quello tradizionale. Lui lo rivoluzionò perché riuscì ad inserire elementi jazzistici, quindi elementi proprio da concerto, e poi scrisse tantissime composizioni. Diciamo che un ascolto da sala. Sala, sì, proprio da concerto, musica da ascolto, sì. E noi vogliamo fare un passo in avanti, sono stati già fatti altri passi in avanti, cioè inserendo questo strumento non solo nel tango, ma inserendolo appunto in questo progetto nuovo che stiamo andando a fare. Quindi è una scelta ardua la vostra ed è un po' una sfida. Abbastanza originale. Sì, abbastanza originale, inedita, diciamo. Sì, sì, non cioè, ho un repertorio per questo. Okay. Per questo. E adesso, vabbè, abbiamo capito
ci torneremo un po' su dopo nel nuovo progetto. Parleremo poi del progetto che vi ha visto, cioè, nascere come duo. Sì. Però adesso io vorrei scoprire qualcosa di più su di voi. Sì. Come nasce la vostra, insomma, il vostro legame artistico? Lo dico io. Il nostro legame artistico nasce dal fatto che io ho rotto, si può dire, ho abbastanza le scatole, diciamo, a Domenico, perché volevo suonare con lui. La prima volta che hai visto Domenico quando è stata? No, io conosco Domenico, non sarà felice, ma lo racconterò. Io conosco Domenico da tanto tempo, io sono stato suo allievo di pianoforte complementare. Fisarmonica prevede lo studio di una materia complementare, che è il pianoforte, e io avevo l'età di 14 anni, 15 anni, quindi, vabbè, diciamo non tantissimo tempo, dai. No, un po' di tempo fa, quindi io studiai con lui, lì iniziamo un attimino a conoscerci. La cosa bella di Domenico è che io me lo ricordo sempre così, quindi non capisco se adesso che si porta bene gli anni, o era prima che se le portava male, quindi non riesco a capire questa cosa qua. Però per il resto, niente, io ero un po' stressato, volevo fare questo progetto per fisarmonica e pianoforte, e ci sono riuscito. Aspetta che mi sa che qualcosa da dire. Sì, perché in effetti poi ci siamo persi, perché poi lui ha continuato la sua carriera artistica, che tu giustamente dirai, e ci siamo ritrovati per caso, fino a quando lui non mi chiama un giorno proponendomi di suonare insieme. Ho detto ok, allora, cercavo di capire quale fosse il repertorio. La prima cosa, mandami le parti, come si dice in genere, e lui mi dice: guarda, forse di qualcosa ti posso mandare, però per il resto te la devi vedere tu. Ho detto: questo è folle. Cioè, nella mia testa ho detto non se ne fa niente. Poi capì che cosa volesse dire, cioè, nel senso che in effetti quello che poi abbiamo fatto, quello di rendere un'idea dove due strumenti dialogavano, che erano appunto il pianoforte, la fisarmonica al tempo e poi il bandoneon, ma le parti che avevamo erano tutte per originali, come giustamente Piazzolla l'ha scritto, per il suo gruppo, quindi strumento solista e il suo gruppo di 5-6 strumenti a seconda. Quindi c'era la parte per pianoforte, ma era una parte all'interno di quel contesto. Per cui l'idea invece di ragionare, di far dialogare questi strumenti, ha portato, quindi ha fatto sì, che fatto in modo che proprio stravolgessimo tutto. Infatti abbiamo rivisto ogni parte. Devo dire, ha funzionato, credo, con alcune volte magari può anche non piacere, perché mi rendo conto, chi è abituato a un certo tipo di progetto, a un certo tipo di idea su quell'autore, vai a toccare, è difficile. Però diciamo, questo azzardo penso stia funzionando, per cui ci ritroviamo qua. Però è partito da lui, sì, è partito da lui. Vabbè, giustamente la mente giovane, fresca, rivoluzionaria, con la voglia di fare, accostata alla professionalità. Giovane. Giovane, alla professionalità giovane. Però, seriamente, parliamo di un'altra cosa. La tua, allora, io non sto qui ad elencare tutti i vostri successi accademici, tutti i premi, perché è facile trovarli andando a cliccare e leggere sul curriculum, i vostri curricula. Però io vorrei capire il primo, se ci raccontaste proprio il primo contatto con il vostro strumento, quindi col piano e con la fisarmonica. Com'è andata? No, vabbè, io ero abbastanza piccolo, avevo forse 6 anni. Niente, io mi ricordo mia sorella che suonava il pianoforte, perché è leggermente più grande di me. E niente, proposi io ai miei genitori di voler iniziare a suonare anch'io qualche cosa, e quindi poi la fisarmonica. Devo dire che il percorso, fin quando poi non sono entrato in conservatorio, quindi il percorso per la laurea, non è stato sempre bello, sempre facile. Infatti ci sono stati anche momenti in cui avrei voluto mettere da parte la fisarmonica, però poi devo ringraziare
anche e soprattutto i miei genitori, perché comunque sono stato abbastanza dietro, e quindi mi hanno fatto... E per quello che faccio oggi, per il lavoro, eccetera, eccetera, penso sia... ne valsa la pena. Bene, quindi è stato un amore travagliato il vostro. Sì, il mio un po' sì. E invece Domenico? Io penso, mi fai ricordare una cosa, io forse da piccolo volevo studiare uno strumento a fiato, credo fosse l'oboe, ma è stato tanto tempo fa. Anzi, pensai a diversi strumenti, ma non so da chi è venuta questa brillante idea. Io ero magro, esageratamente magro, per cui mi dicevano no, ma sei troppo gracile, uno strumento a fiato non si può, devi suonare altro, suona le percussioni, cioè, e quindi siamo finiti sul pianoforte. Poi devo dire la verità, poi la cosa ha funzionato, ho incontrato le persone giuste, perché questa è una cosa importante, quello che diceva Tommaso, ne abbiamo visti anche insieme, si discute su questo, il percorso per lo studio di uno strumento è un elemento importantissimo se trovi le persone giuste. Non per altro, perché si devono stabilire ci deve essere sintonia, e soprattutto, io dico sempre, scegli tu l'insegnante, anche gli allievi che ora sono molto più avanti, si guardano intorno, vanno a fare corsi subito, senza aspettare. Io dico sempre, un insegnante seguilo fino a che ti può dare quello che ti può dare, ma fidati, mettiti nelle sue mani, e poi giusto come un padre verso un figlio, a un certo punto dice vai, perché è così. Io ho incontrato la persona, penso di aver incontrato forse la persona che mi ha segnato nella vita, ed era questa grande donna, perché io tra l'altro mi sento costantemente, la mia insegnante di pianoforte ancora ci sentiamo, anzi ancora non sa di questa cosa, perché noi ogni 15-20 giorni arriva la telefonata, però io volevo prima provare, perché c'è un'altra cosa, rimane sempre l'impatto allievo insegnante, per cui il timore, chissà che cosa pensa, tant'è che ogni tanto mando qualcosa, però lei, ma sai, questo certo, c'è suono... quella stima che sì, comunque sì, sì. Ti fa capire, ok, se lei approva allora va bene, c'è il timore giusto, sì. del certo. Maestro, così come era una volta, e diciamo è stata la guida. Io non ho guardato altro fino al giorno del diploma. Lei stessa poi a un certo punto disse ok, vai, non ho altro da insegnarti, ma no, più che altro vai e poi torna, perché poi così è stato. Io con lei mi confronto magari su alcune cose non si modificano, si cambia, perché molte cose puoi avere visioni diverse. Però ti rendi conto che questo si è creato un legame particolare, e spesso questo non avviene con i ragazzi, perché magari iniziano con un insegnante, poi arriva l'altro insegnante, e si sa, non essendo una scienza è difficile veramente poter dire è così, perché poi devi avere anche la persona che sappia porgere e capire che poi ognuno di noi ha una propria sensibilità, una propria fisicità. Parlo dell'aspetto digitale, tecnico, e quindi bisogna andare sempre con grande attenzione, perché in certi casi ci si potrebbe smarrire. Ecco, quindi io ho avuto questa fortuna. Poi ho incontrato altri, uno in particolare, un'altra grande didatta, fino a qualche anno fa era ancora in attività, a 92 anni lei studiava, viveva di lezioni, viveva per i suoi allievi, però un altro tipo di approccio, una didatta di un tempo. Però ecco, sono stato fortunato da questo punto di vista, assolutamente. E poi anche gli altri insegnanti che ho avuto con altri, con le quali poi abbiamo avuto anche il rapporto tra colleghi, perché ci siamo ritrovati, ancora mi sento, siamo veramente dei grandi amici, quando c'è la possibilità subito, cioè non la senti da tempo, devo chiamare, devo vedere che fa, che non fa, quindi mi sento fortunato da questo punto di vista. Dalle tue parole, Domenico, capisco che comunque il lavoro di un musicista, di un maestro, non si ferma mai, nel senso non smetti mai di imparare anche quando pensi di essere arrivato. A proposito di gioventù, io ancora non so che cosa voglio fare da grande, quindi
penso ancora a quale sarà il futuro, cosa studierò, cosa dovrò fare. Assolutamente sì, cioè, non, penso che ogni volta ci si mette su in pedana e ricominciare, non c'è maestro che tenga. Siamo Domenico e Tommaso e ci mettiamo in discussione ogni volta, e anche se è lo stesso progetto, cose suonate e risuonate, ma ogni volta si ricomincia da zero, cioè, quindi è un'avventura, quindi tutt'altro che arrivati, cioè, bisogna arrivare veramente con grande umiltà e grande e stare con i piedi per terra. Io a questo punto ascolterei un altro brano tratto dal vostro progetto. Volentieri, direi. Ma veramente, veramente molto bella e piacevole all'ascolto. Noi, cioè, quando ci siamo sentiti per telefono e quindi abbiamo parlato di questo progetto, voi eravate un pochettino titubanti nel presentarlo, perché dicevate che poteva, in un certo senso, essere una cosa che vi stravolgeva il vostro lavoro. Sì, perché in un certo senso quello che diceva prima Domenico, già nel progetto di Piazzolla, sì. E Piazzolla già scriveva una cosa e ne suonava totalmente un'altra, ecco perché io dicevo a lui non ci sono parti, perché per suonare il vero Piazzolla devi veramente andare lì a toglierti le note e a riscriverle, ma noi siamo andati oltre, cioè abbiamo anche cioè smontato quello che ti devi andare a scrivere di Piazzolla, e quindi ecco quando lui diceva poi, sono brani che la gente ascolta sicuramente in determinati contesti, conosce pure, e quindi poi può piacere o no, e qui ancora è la stessa cosa, noi siamo andati ancora oltre, perché questo repertorio che non è assolutamente originale per non è conosciuto da tutti, è assolutamente questo ancora di meno, sì, l'abbiamo assolutamente stravolto, sì. Ma quanto studio ci vuole, quanta preparazione per un progetto, no, perché mi rendo conto che due musicisti, due maestri che intraprendono una strada per realizzare un nuovo progetto, insomma, ci vuole non solo, va bene, una grande competenza e una grande capacità, ma anche una grande fantasia e una voglia di buttarsi, perché poi non sai mai come va a finire, può piacere, può non piacere, e quindi come si fa a scegliere su quale progetto buttarsi? Sicuramente noi scegliamo in base a quello che può piacere alla gente prima che a noi.
altrimenti, cioè io una cosa del genere non l'avrei mai suonata, no, scherzo, però, e quindi la faccio, no, è una cosa, tra l'altro non ci sono, appunto, su quello che abbiamo suonato e suoneremo, delle partiture originali per questa formazione, quindi sono tutti brani che noi andiamo a riadattare, dove sinceramente il pianoforte fa un gran lavoro, soprattutto su Piazzolla. Domenico ha fatto un grandissimo lavoro di trascrizione, anche io sulla fisarmonica, ma sinceramente molto, molto di meno, e quindi c'è un lavoro anche sotto questo punto di vista, perché brani in maniera, diciamo, nella tenuta originale non sono affatto scritti per questa formazione, quindi tu devi riadattare tutto dal punto di vista sia tecnico che espressivo. Ecco, quindi capiamo dalle tue parole, Tommaso, che è un lavoro abbastanza particolare, che impegnativo, sì. Ti impegnerà mesi. È un progetto di Astro Piazzolla, prima di suonare in pubblico il primo concerto è stato gennaio 2018, se non sbaglio, ma già ci vedevamo da un annetto abbondante. Sì. E questo progetto è la stessa cosa, quindi... Bene, no, io rimango sempre sbalordita dalla forza di volontà, perché ci vuole tanto. Poi voi non è che fate solo questo, voi siete insegnanti. Principalmente io mi ritengo un insegnante, e in questo caso in prestito, cioè seguo più che altro la mia passione, ma io principalmente sono un didatta, amo dire... mi paga lo Stato per fare quello che a me piace, quindi più di questo non posso volere. Quindi ci occupa molto tempo già la preparazione, se uno poi dipende da come la vive. Io la vivo vivo tutto con grande passione, quindi, però sappiamo organizzarci. In questo lui è in gamba, perché quando non... Io cerco di fare anche le mie di cose, però arriva la sua telefonata per ricordarmi che c'è l'appuntamento, e quindi... Ok, accantoni tutto e ti dedichi a questa cosa. Devo dire che c'è, scherzi a parte, serve tanta organizzazione, questo sì. Anche perché, ora, l'idea è nata semplicemente dal fatto che stiamo per fare il secondo giro, perché, diciamo, la prima idea è andata a buon fine, ci stanno richiamando, non avevamo intenzione di riproporci con il solito autore, e per cui quando lui dice... Partiamo da quello che potrebbe essere il gusto del pubblico. Diciamo che loro già ci conoscono, ma ci conoscono sotto un'altra veste. Quindi il rischio è proprio questo, di portare un repertorio che sì, come dice lui, tra 800 e 900, ma è un 900 dove ancora si scrive come si scriveva 100 anni prima. Cioè, mentre altri vanno avanti sperimentando, qui ancora si sente, l'avete sentito dal primo pezzo, il grande pathos, quindi... c'è ancora quel romanticismo sotto che per cui era questo il rischio. Era un po', se posso azzardare a dirlo, un ascolto da aristocratico, da quelle sale aristocratiche. Anche poi, tra l'altro, leggendo le parole si evince cosa non c'era, anche perché soprattutto appunto questi pezzi che portiamo stasera sono scritti da un autore che va via dalla sua terra, cioè lui scrive come si scriveva nella madre terra russa, però scritto da uno che vive in America, perché a un certo punto va via, quindi si sente ancora di più forte questo sentimento. Diciamo, ci sono momenti dove si ripercorrono elementi degli studi, dei concerti, c'è tutto. Alcune musiche sue poi venivano anche utilizzate per alcuni film, diciamo. Quindi sapeva scrivere in un certo modo e sapeva prendere quello che acchiappare, proprio attirare il pubblico. Quindi, ed è questo su cui abbiamo puntato. Ovviamente c'è anche l'altra parte, che poi mi auguro un giorno ci si possa rivedere, è quello di sentire anche l'altro aspetto, quindi tutto... l'area spagnola e quella francese, sarà veramente interessante. E poi c'è da dire, non l'abbiamo detto prima, che per quanto riguarda gli autori italiani,
invece ci sarà una cosa in particolare, ci sono dei brani originali scritti per noi, nel senso ci sono dei compositori contemporanei, amici ormai, siamo diventati amici perché stiamo lavorando insieme e quindi stiamo montando anche, e verranno inseriti in questo progetto, quindi è una cosa interessante. Quindi una cosa grande, un progetto molto grande e vasto che vede pure altre persone coinvolte. Diciamo vario, non so poi quanto, per noi è grande perché ci crediamo, quindi in questo senso sì, poi è ovvio. Mi parlavi di espressività, mi parlavi di saper trascinare il pubblico e mi è venuta in mente una cosa. Prima, nelle prove, vi ho visto le vostre espressioni sul viso, insomma, voi vi fate molto trascinare dalla musica, ma quanto è importante far vedere al pubblico e trasformare le vostre note in espressioni visive? Perché non so se sono riuscita. No, capisco quello che dici. Tra l'altro non dovrebbe essere così. Secondo alcuni grandi, io mi ricordo grande, non vado a citarli, però ti ritrovi nei master, invece mi rimproveravano proprio di questo, perché devi essere sobrio. E io purtroppo quando poi mi butto non resisto, cioè, non, okay. Come tu giustamente hai detto, si viene fuori. Però forse dovrebbe esserci più sobrietà, più equilibrio, chi ce l'ha, nel mio caso, e penso neanche nel suo, ci siamo ritrovati in questo sì. Però di norma dovrebbe essere una trasmissione che viene in maniera assolutamente, non dico asettica, però sicuramente queste espressioni, come tu dici, non sempre sono ben viste. Certo, se sono fatte... molto sì, plateale, vabbè. A volte sono artefatte, nel nostro caso si vede quando una cosa è voluta, è spontanea, si vede benissimo, insomma. Ma spesso non viene ben vista anche questa cosa, almeno mi sono trovato nell'arco del tempo, nella fase studio, dove invece questo aspetto mi veniva... Peccato, sì, insomma. Sì, cioè, devi essere... Ok, ci sta, da ragazzo lo fai, però a un certo punto alla mia seconda giovinezza decido di fare quello, cioè mi butto e vado. Una curiosità, la competizione nel vostro campo è spietata, immagino, chi risponde? Sì. Cioè, sì, perché io diciamo che ho sentito ogni tanto qualche maestro, attenzione, che non ti vedono come metti le mani, come muovi qua, specialmente nel tuo campo, quello della fisarmonica. Guarda, i fisarmonicisti, oddio, adesso forse un po' di meno, però fino a qualche annetto fa in Italia, ecco, non eravamo effettivamente tanti, ecco. E forse questo era poi anche il male, no? Perché ci sono, nonostante... fossero pochi, c'erano tante scuole, ci sono tante scuole, no? E quindi poi sì, diventa una lotta, diciamo, no? Ognuno ha il suo, e questo poi succede anche non solo tra insegnanti e insegnanti, ma anche per chi prova a fare concerti, no? Capita ogni tanto, sai, ognuno ha i suoi territori, se ti proponi certe volte sembra che chissà cosa... Fortunatamente non in maniera, almeno non mi è mai successo in maniera abbastanza plateale, però sì, c'è molta, diciamo, anche se non si dimostra, però c'è molta, sì. Sì. Tu Domenico cosa mi dici? Io, non mi appartiene perché no. Ci sono già passato, ecco, quindi l'età della competizione, che è giusto anche ci sia questo, perché... anche i ragazzi che si cimentano nei vari concorsi è una cosa importantissima, perché va fatto sempre, ormai non mi tocca, quindi penso che nel nostro caso, ecco, parliamo nel nostro caso, è qualcosa di diverso, quindi non, anzi, nel momento in cui, a proposito penso della scuola, della sua scuola, anzi voglio proprio spezzare una lancia a favore del fatto che qui esiste una grandissima scuola, cioè io ormai insegno a Reggio, però
riconosco nella mia vecchia scuola, appunto quella di Vibo, c'è una grandissima scuola e arrivano da ogni parte d'Italia. Parlo della fisarmonica, potrei aggiungere anche altri strumenti dove veramente si raggiungono dei livelli altissimi. Mi viene in mente, non so, percussioni, dove veramente io consiglierei ad ogni studente d'Italia. Non quindi anche qui da noi eccellenze nel campo musicale. Assolutamente sì, eccellenze nel campo musicale, perché ci sono grandi scuole, ci sono grandi talenti in questa terra, nella piana. Io ho conosciuto, prima si faceva una chiacchierata, ho conosciuto dei ragazzi straordinari, ci sono dei ragazzi straordinari, per parlare della vostra città, senza fare nomi, sì. Ma anche nei paesi limitrofi, insomma. E ragazzi, spesso si sente parlare dei ragazzi in maniera non proprio positiva. Quelli che ho conosciuto io sono straordinari, cioè sono ragazzi avanti, che vanno a cercare, sfruttano la tecnologia per vedere cosa si può fare. Cioè, non sono i ragazzi che sento ogni tanto dire la gioventù di oggi, io la vedo molto, molto spinta a seguire gli interessi, a seguirli con grande competenza. Per fare un esempio, si parlava appunto prima... proprio qui in zona, io ricordo di essere stato presente, mi avevano invitato due ex allievi, ormai per me sono due amici, da soli si sono inventati un festival della musica contemporanea. Non so se abbiamo un'idea di cosa significa appunto nei nostri paesi, cioè creare non solo il festival musicale, dove tu ti aspetti, non so, ti siedi e senti un concerto come può essere la nostra musica, perché non è quel Novecento. Certo. Si parla di, a volte, quello che per tanto tempo nei nostri libri di teoria venivano definiti rumori. E quindi vedere delle performance dove si suonano con oggetti disparati, cacciaviti, legni, pietre, cioè veramente due ragazzi del posto, di cui uno poi ha fatto, credo sia in una delle più prestigiose scuole di musica contemporanea in Svizzera e l'altro in Francia, eppure sono figli della nostra terra, e come questi ce ne sono tantissimi. Dicevamo, vanno via ma ritornano e cioè, portano esperienze. Assolutamente sì, anche questo fatto di dover dire ma vanno via da qua, ma vanno per a volte anche per giustamente per fare esperienze, per imparare. Però è una cosa bella che poi questo ci torna, quindi forse è il caso di rivedere questo aspetto anche per la nostra terra, perché è ricca, ricca veramente di tanti talenti. E quindi ben venga la competizione, purché ci sia la qualità. Io penso comunque una cosa, che è sempre stato così e sarà: la competizione c'è la sana. Ecco, quello che ti stavo per dire io, la sana competizione. Non sana, per quanto riguarda me e Domenico, sinceramente, diceva lui prima della verità, il nostro lavoro è quello di insegnare, no? Abbiamo, per fortuna, insegniamo quello che suoniamo, quindi in questo ambito è la cosa più bella, no? Perché non facciamo nemmeno tanta fatica. E poi perché la nostra competizione, tra l'altro, non apparteniamo a quella non sana, anche perché noi quello che facciamo è un di più. Nonostante comunque perché io penso che per il musicista, chi suona, chi ha suonato, il bello è suonare, cioè continuare a suonare, quindi in maniera naturalmente abbastanza tranquilla, e ci sono anche, tra l'altro, anche altre priorità, quindi va bene così. Tu anche sei insegnante, sì. Ma, e una domanda: ai tuoi allievi cosa consigli? Perché mi immagino che arrivino lì a scuola con delle aspettative, che certo, vogliono subito cominciare, certo, a suonare bene. Sì, certo. No, io tra l'altro questa insegno fisarmonica ai ragazzetti tra gli 11 e i 13 anni e iniziano proprio a suonare con me, è una cosa bellissima. Io quello che dico a loro, oggi o domani magari il loro lavoro sarà tutt'altro, non sarà sotto l'aspetto musicale,
però di coltivare, di continuare a coltivare la musica in ogni modo, semplicemente ascoltandola, suonandola, anche se non per forza a livelli, ecco, diciamo, però la musica deve fare parte della nostra vita, perché è un elemento assolutamente importante. E poi naturalmente spingere anche oltre chi è davvero un talento, quindi ecco lì magari si consiglia un altro. Vi è mai capitato di incontrare un ragazzo e dire ok, questo è veramente un grande, oppure questo arriverà lontano? Sì, sì. Domenico l'ha fatto con me. Lo sapevo io. No, ma io scherzo, sono molto ironico, no? Se tra l'altro lui, quando l'ho conosciuto, aveva veramente le carte per fare, per continuare a studiare pianoforte. Nel senso che poteva studiare pianoforte, ok. Aveva veramente delle belle mani. E io ho cercato in tutti i modi, però la sua idea era quella di rivederlo e di ritrovarmi addirittura a suonare insieme a lui. Comunque, a volte la vita... Ok, io prima di salutarci vorrei ascoltare un altro brano che ci avete regalato. Ok, con piacere. Grazie. Continuo ancora a rimanere appassionata, senza parole, di fronte a queste esecuzioni, veramente, veramente belle, ti trascinano, ti emozionano e si vede tutta la vostra grande esperienza, il vostro grande talento di entrambi, veramente, veramente bravi. E fino adesso non abbiamo mai dato un nome a questo progetto, non me l'avete neanche detto un nome, me lo spiegate il perché? Io non devo parlare di un progetto e non sapere come si chiama? Sostanzialmente perché non lo sappiamo nemmeno noi, ci stiamo lavorando su, però bene. Domenico, che è molto bravo tra l'altro a parlare la lingua inglese, dirà un attimino quello che aveva un attimino pensato. Quindi c'è un nome? Sì, sì. Vai. No, lasciamo stare il nome, però il senso è quello di prendere la parola nel mondo musicale, quindi è la cosa particolare è proprio questa, la parola stavolta va a questo strumento, cioè in genere viene dal violino, il violoncello, strumenti espressivi per eccellenza, in un repertorio dove come in questo caso forse delle sperimentazioni c'erano già state, ma non sicuramente. Quindi dobbiamo dare anche col titolo del progetto risalto a
questo strumento che io ancora non ricordo come si chiama. Tommaso, ti prego, vieni in soccorso. Bandoneon, però, sì, dare luce a questo strumento, però c'è da dire una cosa, che noi non abbiamo mai inteso questa formazione pianoforte bandoneon, o come è stato in passato e come sarà anche in futuro, pianoforte e fisarmonica, come succede, no, in questi casi dove il pianoforte diventa lo strumento accompagnatore rispetto, ecco, al solista, che può essere il violino, il flauto, eccetera eccetera, ma proprio un duo. Proprio il suonare, Vabbè, insieme, due strumenti che suonano insieme, non che uno accompagna l'altro. Molto spesso non è così. Ok, perfetto. Io non vi tedio altro perché so che siete molto emozionati, quindi chiudo la puntata così. Vi ringrazio davvero tanto per la vostra presenza e noi ci vediamo alla prossima puntata.